Cari amici del For Shooters, nella video lezione di oggi andremo a vedere cosa dice la legge in merito al ritiro cautelare del porto d'armi. Partiamo prima di tutto da un dato che ormai i nostri lettori conoscono bene. L'amministrazione deve tutelare la pubblica sicurezza, quindi la sicurezza di tutti. Questo significa che, ove se ne presenti la necessità, l'amministrazione può disporre ad un cittadino il divieto di possedere armi e munizioni. Trova quindi fondamento questa possibilità nell'articolo 39 del testo unico di legge di pubblica sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931 numero 773, in cui è riconosciuto al prefetto di disporre tale divieto. È ovvio, comunque, che l'esercizio di tale facoltà non può sfociare in valutazioni parziali ed arbitrarie, quindi tale divieto deve essere comminato sulla base di presupposti che siano assolutamente oggettivi e attuali. Sul piano procedurale, l'applicazione di tale divieto deve rispondere a tutta una serie di elementi che ne inficerebbero, ove mancassero, la piena legittimità. Vediamo le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 121 del 2013. Con l'introduzione del Decreto Legislativo 121 del 2013, il testo dell'articolo 39 del TURPS è stato modificato e, stante la perplessità del medesimo testo legislativo, che presenta tutta una serie di criticità, è stata introdotta una particolare facoltà agli agenti di pubblica sicurezza consistente nella possibilità di ritirare in via cautelativa le armi a chi si è ritenuto in grado, anche solo potenzialmente, di abusarne. Da un punto di vista prettamente logico, e a seguito di un'interpretazione letterale della norma, appare chiaro come il legislatore del 2013 si sia preoccupato di menzionare il ritiro in via cautelare di armi e munizioni, ma non abbia menzionato le licenze in materia di armi, che comunque, nel caso in cui il soggetto sia solo titolare della licenza e non in possesso di armi, abiliterebbe comunque lo stesso ad acquistarne. Sappiamo comunque che la prassi acclarata, seguita da molte questure, è quella di procedere ad un ritiro cautelativo del porto d'armi ove si presentino in capo ad un particolare soggetto elementi che facciano dubitare circa la piena affidabilità dello stesso. Tale prassi, da un punto di vista squisitamente giuridico, pecca in legittimazione. Infatti sappiamo che sulla base delle attuali normative in vigore, un ritiro di porto d'armi deve essere legittimato sulla base di una decisione del questore o del prefetto. In assenza di tali eventuali decisioni, sempre stando alle attuali normative in materia, un ritiro di porto d'armi è illegittimo. Tali incongruenze trovano comunque una loro ragione di fondo. Sappiamo che in Italia non esiste un diritto a possedere armi, ma avere armi rappresenta una deroga ad un generalissimo divieto. In sostanza, quindi, le armi sono accessibili solo a chi non dia modo di far dubitare circa la propria piena affidabilità. L'interesse tutelato è quello della sicurezza pubblica. Da questo elemento possiamo trarre una conclusione. Seppur ad oggi non esista una vera previsione normativa che legittimi un ritiro cautelativo del porto d'armi senza un provvedimento dell'amministrazione, il fatto che la sicurezza pubblica debba essere necessariamente tutelata va a legittimare l'operato delle questure che per prassi procedono ad un ritiro cautelativo del porto d'armi in presenza di alcuni elementi. Elementi che comunque ritroviamo agli articoli 11 e 41 del testo unico di legge di pubblica sicurezza. Inoltre, ricordiamo l'articolo 38,3 del TURPS, secondo cui autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifica di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per tutelare l'ordine pubblico.